Il tutorial numero 14 ha come obiettivo di farvi vedere come controllare lo stato della nostra board. Dal menu Check, lanciamo il comando Design Status. Nella finestra che appare abbiamo la possibilità di controllare lo stato della nostra board. Nella sezione Symbols e Nets abbiamo l'indicazione se i componenti sono stati tutti posizionati. Se le net sono state tutte sbrogliate, in questo caso sono ancora da sbrogliare, e cliccando sul quadratino rosso abbiamo il report di quali connessioni devono essere terminate e la coordinata. Cliccando sulla coordinata, automaticamente verrà posizionato al centro dello schema, il relativo punto. Nella sezione Shape possiamo verificare quante aree di rame sono presenti nella nostra board e se necessario aggiornarle. Infine, nella sezione DRC abbiamo lo stato di quanti errori sono presenti nella nostra board. Possiamo lanciare un update DRC per sicurezza. Quindi, cliccando sul quadratino giallo, possiamo avere il report del tipo di errore presente e la coordinata di dove si trova. Cliccando sulla coordinata, verrà dinamicamente presentato al centro dello schema l'errore in questione. Nel tutorial numero 15 andremo a vedere come generare i file Gerber.